Per tutti noi che disegniamo una mostra che ricordi battaglia, è un privilegio quello di poter constatare ancora una volta la stupefacente bellezza e qualità delle sue opere. A proposito, non vorrei aggiungere altro a quanto tanti hanno detto meglio di me. Preferisco che queste mie poche righe siano un'affettuosa testimonianza dell'uomo battaglia come l'ho conosciuto, della sua ritrosa gentilezza, della sua amicizia, dei momenti bellissimi che questo ci ha concesso. Questo tengo a dire con rimpianto. Sergio Toppi. Era inevitabile che finissero per incontrarsi Dino Battaglia, Ugo Pratt, Mario Faustinelli, Ivo Pavone, Giorgio Bellavitis ed altri per lavorare assieme nell'Asso di Picche diretto da Mario Faustinelli. Rispetto agli altri, secondo i valori molto settari del clan che era venuto a costruirsi, Dino Battaglia, di qualche anno più grande, appariva più introverso, più schiavo, in certo modo, solitario. Sembrava timido, ma in realtà stava elaborando una visione del mondo personale, privata, che non si lasciava contagiare neppure dagli apporti esterni di chi gli stava vicino. Era diverso Dino Battaglia anche perché i suoi disegni, a differenza di quelli degli altri disegnatori che si stavano formando assieme a lui, non sembravano risentire dell'influenza del disegno americano, nemmeno quello dell'anteguerra, ma riproponevano coraggiosamente il filo di un discorso iniziato dai grandi illustratori italiani, dei primi decenni del secolo, Bernardini e Terzi in particolare. Le immagini parlanti di Dino Battaglia è una raccolta delle maggiori opere di questo artista tutto italiano. Un artista di vecchio stampo, che riesce con immagini originali ad interpretare storie conosciute ormai a tutti. Un padre del noir, malinconico nel tratto, oscuro nella sceneggiatura. Abile nel comporre e raccontare in pochi disegni storie, con un grande impatto emotivo. A mio parere, una raccolta che per i lettori costruisce una nuova via, un nuovo modo di leggere fumetti. Potrebbe piacere come potrebbe non piacere. Infatti lo consiglio a chi adora sentirsi cullato dalle tenebre e a chi è affascinato dalla malinconia.